Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un'agenda Midori dall'aria già un po' invernale, diciamo natalizia. Perché si sa che è vero che Natale è ancora lontano, però quando bisogna iniziare a fare dei regalini, qualcosa del genere, bisogna iniziare a lavorare per tempo. Diciamo che nel video di oggi mi soffermerò sul come fare sia il fronte che il retro della mia copertina. Invece, per quanto riguarda il posizionamento degli elastici piuttosto che come cucire le pagine interne, come bloccarle, visto che è una cosa che ho già fatto quando ho realizzato questo tutorial, direi che se avete bisogno di rinfrescare le idee, basta che guardiate questo video. Quindi nel video di oggi vedremo la copertina, poi il resto verrà fatto tutto molto velocemente, così il video verrà anche più breve. E detto questo, non ci resta che partire con il nostro lavoro. Per fare la copertina ho deciso di utilizzare della carta di riso stamperia e nello specifico questa per la parte interna e invece questa bellissima carta con questa decorazione, diciamo, natalizia per decorare la parte esterna della copertina. Diciamo che utilizzerò questa carta di riso, questo stencil sempre stamperia. Per diciamo decorare, adesso vediamo un po' come, perché la faccio così insieme a voi tutto intorno con questo effetto legno che utilizzerò con la modelling past bianca e colorerò con i soliti acqua color stamperia. Vediamo se viene l'effetto che ho immaginato. Partiamo subito con il decorare la parte interna della mia copertina, andando ad attaccare con la Mix Media Glue di stamperia la mia carta di riso all'interno, in questo modo, in modo che praticamente asciugheremo leggermente e poi, mentre questa parte asciuga, andremo a lavorare la parte esterna che è decisamente più lunga come lavorazione. Asciugato il nostro interno della copertina, ci occupiamo dell'esterno. Per ritagliare i bordi che sono fuoriusciti, aspetto che sia perfettamente asciutto il tutto, così non rischio di fare errori. Piego già a metà la copertina in modo da avere il riferimento del centro. Così so qual è il centro adesso che andrò ad applicare la decorazione sulla parte esterna. Quindi la mia copertina sarà così. Allora, pensavo di mettere una parte della mia carta così, in questo modo, sulla parte del davanti della copertina. Quindi direi che a questo punto faccio che tagliare già un pochino oltre la mia carta, in questo modo, così. E vado ad incollare. Poi vado a strappare ancora questo pezzo in questo modo. La incolliamo qui così. Poi
asciugato le parti incollate con la mix, con la modeling paste bianca e questo tampone, vado a riempire le parti che sono rimaste libere. Adesso, sempre con la modeling paste e questo stencil di stamperia effetto legno, vado a ricreare in rilievo l'effetto legno sulla mia copertina. Adesso, utilizzando gli acquacolor stamperia, nello specifico ho preso un grigio oscuro iridescente, un cuoio e un'acqua marina, andiamo a colorare l'effetto legno che abbiamo ottenuto con la modeling paste e con lo stencil. Utilizzerò anche dell'acqua per schiarire un po' i colori, in quanto è meglio far sì che il colore venga più chiaro, asciugare, fare più passate, piuttosto che magari fare il colore troppo scuro e accorgersi che non era quello che volevamo, perché poi non si può più recuperare. Quindi è meglio utilizzare l'acqua, la semplice acqua, per diluire il colore in modo che pian piano otteniamo il colore che vogliamo. Fatto ciò, diamo un'asciugata, vediamo se ci piace il risultato, altrimenti andiamo ad aggiungere colore. Questo è il risultato dopo aver asciugato la mia copertina. Direi che vado ad aggiungere ancora un pochino di marrone, perché c'è una prevalenza di verde che mi sembra un pochino esagerata. Questo risultato un po' più scuro mi piace, perché non è tantissimo scuro, visto che non volevo scurire il troppo, però nello stesso tempo dà più l'effetto del legno. Adesso vado a creare le ombre intorno all'apertura, in modo che sembri appunto che queste foto escano fuori dal legno, e magari anche un pochino intorno ai particolari della mia carta, per dare un pochino di rilievo al tutto. Finite le ombre, mentre facciamo asciugare, è già asciutta, ma mentre facciamo asciugare ancora meglio la copertina, prima di fare i buchi per far passare gli elastici, andiamo a finire la parte interna. Allora, la mia carta di riso si è asciugata, volevo aggiungere un po' un colore, questo verdino, perché voglio fare poi dei fiocchi di neve bianchi, quindi volevo schiarire un pochino la superficie. Lo faccio versando direttamente il colore sulla mia copertina e utilizzando una salviettina umidificata per i bambini faccio che spalmare direttamente il colore, così posso decidere io come gestirlo in questo modo. Ne ho messo fin troppo. Questo è un verde acqua pearlescente, quindi mi darà anche un effetto un po' luminoso.
sempre con chiaramente un colore di allegro di stamperia. Con la salviettina, vedete, non c'è il pericolo di mettere troppo colore, perché nel momento in cui vogliamo eliminarlo, è un attimo che lo possiamo fare. È solo per dare così un tocco un po' diverso. Fatto questo, voglio timbrare dei fiocchi di neve. Questo è il lavoro finito. Vi voglio ancora far vedere, allora, un particolare. Vedete che il filo, questo è un semplice filo elastico bianco, però visto che la copertina era tutta scura e visto che una volta chiusa la Midori si vede comunque questo filo, perché appunto si notasse un pochino meno, che cosa ho fatto? L'ho semplicemente sporcato con dell'acqua color marrone, l'acqua color questa che ho utilizzato per pitturare il legno. Quindi, avendolo sporcato, vedete che una volta chiuso rimane meno invadente. Quindi voi potrete colorarla del colore che più vi aggrada. E questo anche nell'interno, comunque rimane più bello, rimane molto più tenue come colore. Vi faccio vedere da vicino se si vede l'effetto legno, che comunque direi che è rimasto piacevole. E devo dire che ho pensato di fare questa cosa, ma non ero sicura del risultato. Ma ditemi voi, a me sembra che sia comunque venuta una cosa carina. Il lavoro è terminato. Se vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi un like e un commento, sarò felice di leggerlo. Oppure, se avete dei dubbi, domande, qualcosa da chiedermi, scrivetemi e cercherò di rispondere più in fretta possibile. Come dico sempre, se avete piacere, iscrivetevi al mio canale, così avrete le notifiche dei prossimi video e nello stesso tempo mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!